Calciomercato ma anche campionato sono i due binari su cui si muove il Pescara in questa delicata settimana che deve portare al riscatto della sconfitta di Salerno. L'occasione deve essere il match col Pordenone di domenica e colmare le lacune dell'organico a disposizione di Luciano Zauri. La giornata è stata positiva per incassare il sì dell'Udinese per la possente mezzala svedese Svante Ingelsson. Si attende solo l'ufficialità per la chiusura di un'operazione che ha avuto l'accelerazione nella giornata odierna quando il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il direttore Antonio Bocchetti hanno incontrato il club friulano. Il giocatore arriva in prestito e il suo innesto va a conferire centimetri, il 24enne di Kalmar è circa 1,90 m, e fisicità ad un reparto che è carente di queste qualità. Arrivato all'Udinese nell'estate 2017, ha collezionato in quella stagione 8 presenze, di cui 3 da titolare tra campionato e Coppa Italia, con 2 gol all'attivo. La scorsa stagione è stato limitato da un infortunio estivo al crociato e un altro alla spalla nella parte finale del campionato, con appena 3 presenze, tutte partendo dalla panchina. Accordo che arriva proprio nelle ore in cui si spegnevano le possibilità di riavere in prestito dall'Atalanta Luca Valzania, che ha praticamente definito l'accordo con la ambiziosa Cremonese. Se la strada è in discesa per Ingelsson, si fa più in salita quella per Ryder Matos, sempre dall'Udinese. Sull'esterno brasiliano si sono inseriti di prepotenza gli svizzeri del Lucerna, che allettano l'esterno brasiliano con una buona offerta economica e la possibilità di giocare nel massimo campionato elvetico. Se Matos dovesse scegliere il Lucerna, sarebbero guai per il Delfino, che potrebbe tornare su Antonio Di Gaudio del Verona, ma sempre col solito problema: l'ingaggio troppo alto e fuori dalla portata del Pescara. Oggi intanto la Lega di Serie B ha calendarizzato le partite dalla terza alla sesta giornata. I biancazzurri, dopo la sosta, giocheranno a Cosenza domenica 15 settembre alle ore 15, poi sabato 21 settembre, sempre alle ore 15, match casalingo contro la Virtus Entella. Quinta giornata con turno infrasettimanale, Pescara di scena al tombolato di Cittadella martedì 24 alle ore 21. Quindi anticipo della sesta giornata all'Adriatico Cornacchia contro il Crotone venerdì 27 alle ore 21.